La 30ª edizione della rievocazione storica della Trebbiatura, la 20ª edizione della riproposizione degli antichi mestieri, degustazione dell'oca proposta dalla Proloco di Piedripa è pronta a partire. Dal 25 giugno al 5 luglio presso il meraviglioso casato dell'azienda agraria Lucangeli incontrata a Valle Macerata sarà festa vera. Un tuffo nel passato per riproporre uno spaccato di civiltà contadina anni 50 con al centro la Trebbiatura, riferimento di tutte le attività del contado maceratese. Le proposte che ruotano intorno alla rievocazione storica della Trebbiatura sono davvero tante e tutte da seguire con grande attenzione. Il via alla grande kermesse giovedì prossimo con una festa tutta particolare dedicata agli amici della terza età per un pomeriggio in campagna con l'apertura della mostra Quando la scuola era elementare, curata da Lorenzo Ionni e Claudio Pulerà. Inaugurazione della personale di Leonardo Serafini, una giornata che si concluderà con una tavola rotonda sul tema Il quinto quarto, coordinata dal dottor Gianni Camertoni. Non mancherà l'immancabile esibizione degli organetti del canto della Pasquella. Al termine della giornata la merenda sull'Aia per tutti gli intervenuti. Ogni sera gran ballo sull'Aia per concludere le giornate dense di appuntamenti. Nell'immediato domenica 28 giugno, da non dimenticare la riproposizione della mietitura, uno spettacolo nello spettacolo. Igino Paolucci, la 30ª edizione della rievocazione storica della Trebbiatura, davvero può partire. Logicamente può partire, perché? Perché ci stiamo lavorando già da parecchio tempo, cioè non appena si sono chiusi i battenti del Carnevale Maceratese. Ecco, voglio parlare prima di tutto del fatto che quest'anno abbiamo due date importanti nel 2015. C'è stata una data importante, quella del 15 febbraio, il Carnevale Maceratese, che era il 25esimo. Adesso abbiamo il 30esimo anno di attività della rievocazione storica della Trebbiatura e ce la stiamo mettendo veramente tutto, come d'altronde abbiamo fatto sempre, ma ci sarà sicuramente qualcosa in più che poi ne parlerà la segretaria Pina Armaccioni. E io voglio solo dire che da parte mia c'è sempre stato il massimo impegno. Poi logicamente ci devono essere i ringraziamenti per quanto riguarda quelli che sono quelli componenti del direttivo della Proloco di Piedripa. E poi c'è da ringraziare tutto, non voglio fare nomi perché vorrei non nominarne qualcuno, quindi abbiamo una schiera di personaggi che lavorano in questa rievocazione storica della Trebbiatura, che si parla di 115-120 personaggi, quindi un ringraziamento particolare a tutti loro. E un ringraziamento va a Pina, che si impegna al massimo, e logicamente un altro ringraziamento a chi mi è vicino, cioè Enrico Scoppa. E niente, poi ecco, l'impegno è al massimo e cercheremo di fare il nostro meglio. Sarà veramente una rievocazione storica della Trebbiatura, i 30 anni della rievocazione storica della Trebbiatura, che sicuramente ci ricorderemo per un po' di tempo. E soprattutto una rievocazione storica che ancora una volta trova nell'azienda agraria di Lucangeli il grande teatro. Esatto, questo ne parla molto bene sempre Enrico Scoppa. Questo è un nominativo che bisogna farlo e basta, cioè i Conti Lucangeli, che da 20 anni ci mettono a disposizione tutta l'azienda. Quindi un ringraziamento particolare a loro e a tutti quelli che ci circondano. Pina Armaccioni, segretaria della Proloco di Piedripa, rievocazione storica che bussa le porte, la 30ª edizione sarà ancora una volta un clamoroso successo? Sicuramente, perlomeno ci contiamo, visto l'impegno che ci stiamo mettendo. Sarà una rievocazione molto importante, anche perché vogliamo nella rievocazione rievocare quelli che sono stati i personaggi che hanno dato vita all'inizio, diciamo, della rievocazione storica. Quindi avremo con noi il gruppo che hanno raffigurato quelli che erano i personaggi dell'epoca nella prima edizione di 30 anni fa. Quest'anno è la 30ª edizione, quindi ci stiamo impegnando in ogni maniera e lo faremo come l'abbiamo sempre fatto, naturalmente. Il programma è molto nutrito, speriamo di svolgerlo al meglio come sempre. Una Proloco praticamente che guarda sempre avanti e che fa del successo praticamente la chiave di volta.
Sì, veramente il successo non abbiamo, stiamo ottenendo, perché giustamente ecco, l'impegno è tanto e l'esperienza pure. Quest'anno abbiamo ottenuto anche il marchio Momenti del Gusto da parte della provincia e dobbiamo rispettare dei protocolli che noi cerchiamo in tutte le maniere di impegnarci a farlo, e abbiamo avuto anche l'opportunità di esprimerci al meglio all'Expo, fuori Expo diciamo, a Milano, proponendo i piatti della Trebbiatura, che poi ve ne parlerà meglio Elena Moscatelli, che è lei diciamo l'anima della cucina. E naturalmente quello che stiamo ottenendo è un gran successo, perché col tempo ci si imbiancano i capelli e l'esperienza aumenta e quindi le cose ci vengono sempre bene, grazie naturalmente ai grandi collaboratori che abbiamo, un gran numero di collaboratori, perché tanto senza un buon numero di collaboratori né l'esperienza né le cose fatte bene riescono bene, perché non, ecco, bisogna essere in tanti per fare le cose bene. Elena Moscatelli, la regina della cucina della rievocazione storica della Trebbiatura, perché questo grande successo? Allora, regina no, perché siamo in tante a preparare queste cose, però ce la mettiamo tutta, e il successo è che usiamo materiali buoni, diciamo materiali, roba genuina, e l'impegno di farlo meglio che si può, e questo è il successo per la gente che ci viene a, che viene a mangiare. Per la gioia del presidente Paolucci. Per la gioia di tutti, perché se tutto va bene, se va bene è bene per tutti, ecco, soddisfazione, perché il lavoro è tantissimo, però alla fine dici oh, c'è stata gente, soddisfazione. Da giovedì prossimo quindi via la grande kermesse. Da pure un pochetto prima, perché già cominciamo a preparare, però ufficialmente da giovedì. Il piatto più forte? Ma tutto, gnocchi, tagliatelle, vinci grassi, bambo, tutto, e secondo la richiesta, ma più o meno le cose si equivalgono, perché c'è sempre uno che piace una cosa, oppure tanta gente che viene e prenota tutta la settimana, oggi mangio questo, domani mangio quell'altro. Manca solo la firma di Elena, che non si può fare sugli spaghetti o le tagliatelle. Vabbè. Sulle pellicce sì, sulle tagliatelle no.